Aldo Pecora, a te. Bravo Aldo. La base è sbagliata. Vado comunque. Andiamo. Festeggio l'Italia. L'Italia indignata. L'Italia dei ragazzi del 99 e dei ragazzi di Nassiria. L'Italia di chi ci crede. Festeggio l'Italia, l'Italia della lotta e della speranza, l'Italia di Scopelliti, Falcone e Borsellino, l'Italia di Moro, Ambrosoli e Alessandrini, l'Italia a Piazza Fontana, l'Italia sul Rapido 904, l'Italia alla stazione di Bologna, l'Italia all'Aquila, l'Italia a Reggio e Messina, l'Italia in Irpinia, l'Italia sul Vajont. Festeggio l'Italia, così com'è, l'Italia della Ferrari e dei ragazzi di Berzotto, l'Italia di Caravaggio e Mattia Preti, l'Italia di Da Vinci e di Archimede, l'Italia di Armani e di Versace, l'Italia di Marconi e di Meucci, l'Italia di Dante e di Carducci, l'Italia di Puccini, di Modugno, De André, Pavarotti, Ligabue e Giovanotti, l'Italia del parmigiano e della pizza, del pandoro e dei cannoli alla ricotta, visto che siamo a Palermo. Festeggio l'Italia, così com'è, l'Italia di Don Milani e Peppino Impastato, l'Italia di Pertini, socialista con le mani pulite. L'Italia di Togliatti, comunista che ha amnistiato i fascisti. L'Italia di Almirante, fascista che ha aggiustato i fascisti. L'Italia di De Gasperi, cattolico che ci ha portati in Europa. Festeggio l'Italia, così com'è. L'Italia del Sud, sempre e comunque, perché i Borboni non erano certo meglio di Berlusconi. E perché se la Lega non vuole festeggiare, io so di stare dalla parte giusta. Festeggio l'Italia, così com'è. L'Italia del tricolore, l'Italia della fantasia al potere, l'Italia che lavora e l'Italia che un lavoro non ce l'ha. L'Italia che ama, l'Italia che si incazza, l'Italia di tutte quelle cose e di tutte quelle persone che ho dimenticato. L'Italia che esiste e che resiste da molto più di 150 anni. L'Italia che non ha bisogno di celebrazioni, l'Italia dei popoli e non delle nazioni. Festeggio l'Italia, così com'è, perché l'Italia mi appartiene, perché appartengo all'Italia. Forse non tutti conoscono la vostra associazione, perché non ce la racconti un po'? Racconta com'è nata. Prego. Innanzitutto, ovviamente, io voglio scherzare, perché Salvo Mizzi, quando mi ha detto vieni a Palermo, mi ha detto fai come ha fatto Kennedy a Berlino, la faceva facile, no? Vieni in Berlino, no, vabbè, palermitano sogno oggi, per un giorno almeno. Ammazzateci tutti è nata, purtroppo, tanti anni dopo l'antimafia in Sicilia. In Sicilia si parla atterrando, viene a Palermo, aeroporto Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. E in Calabria cominciare a parlare di questi argomenti era difficile. Noi ci abbiamo provato 5 anni fa, fondando prima uno sparuto gruppo di ragazzi, facendo dei cortei, e poi via via un'associazione che oggi è diventata la più grande organizzazione giovanile antimafia d'Italia, che prende proprio il nome dallo slogan che abbiamo esposto, il primo striscione. Avevo 19 anni quando l'ho scritto, e mannaggia a me, agli altri ragazzi, mannaggia. E c'era scritto e adesso ammazzateci tutti, tradotto in tutte le lingue del mondo, siamo ancora qui a raccontarlo. Questa di festeggio l'Italia è alla fine anche uno sfogo, voglio dirlo da meridionale, uno sfogo che ho scritto proprio il giorno del 150° anniversario in strofe, in rime, perché mi secca vedere che ancora ci si divide. Allora io sono interista e continuo a essere interista, come i miei cugini milanisti continueranno a essere milanisti, ma l'Italia si deve festeggiare unita, soprattutto da gente del sud che ha pagato il prezzo più alto per questa unità d'Italia, quindi la festeggio e la continuerò a festeggiare per i prossimi 150 anni. Senti Aldo, qual è stato lo strumento col quale Ammazzateci Tutti è cresciuto in Italia? Cioè non per i giornali, non per la televisione, che cos'è che ha fatto
questo passaparola che vi ha portato in tutta Italia. Io un mese fa ho visto che stavate a Busto Arsizio, cioè c'erano i ragazzi, perché poi noi parliamo della mafia in Sicilia, quella che c'è su, diciamo, ce la scordiamo in Lombardia. Eravate arrivati fino a là, è stata la rete, mi verrebbe da dire, o sbaglio, internet. È stato internet, nonostante l'incidenza di internet in Calabria sia del 7% sulla popolazione, noi alcuni paesi non abbiamo ancora la DSL, tanto per dire, io quando sto a Roma e uso Fastweb, mi sembra, usate, pardon, CAF, siamo in casa Telecom. Ma cronaca. Anche le connessioni, anche Alice, in sede abbiamo Alice. Ecco, però quando sto a Roma mi sembra di essere in un altro mondo. Noi abbiamo fondato un sito internet quando Facebook non esisteva, abbiamo fondato un sito internet quando Twitter non esisteva, quando non esisteva YouTube e quando i primi tempi provavamo a caricare i nostri video nei vecchi formati Real Player, Windows Media Player, ci sembrava di stare dall'altra parte del mondo. La cosa bella è stata che poi via via da internet è nata questa realtà. Oggi Ammazzateci Tutti è un movimento nazionale. Per la prima volta nella storia dell'antimafia ho sentito dei ragazzi dire abbasso la mafia in quel profondo nord che è Busto Arsizio, dove purtroppo sono molto più avanti di noi. Noi almeno siciliani di mafia ne avete una, calabresi ne abbiamo una, campani pure, loro là ce le hanno tutte e cinque le mafie, quindi sono vabbè, più avanti. Ma le batteremo. Senti, adesso per punizione, vai, vieni qua. Devi chiedere scusa alla missione di Telecom per quello che hai fatto, Marco Patuano, Aldo Pegara. Naturalmente si scherza, grazie Aldo, prego.